Buongiorno, siamo a Ragusa con il professor Antonio Virzì. Professore, buongiorno, grazie di essere con noi. Siamo al primo congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Narrativa. Professore, lei è presidente del congresso e mi piace partire dal sottotitolo, diciamo così, del congresso, è la narrazione anima della medicina. Sicuramente questo non è un congresso tradizionale, sicuramente la medicina narrativa occupa un posto sempre più importante nella medicina. Cosa c'è alla base? Da che idea è partito per impostare e per dare un progetto al congresso? C'erano due aspetti che si cercava di mettere in pratica quando si è incominciato a pensare al congresso. Allora, uno di carattere generale organizzativo, è da anni che ormai si parla di medicina narrativa, è da anni che ci sono primi congressi sulla medicina narrativa, il tema viene affrontato, ripetuto in diverse sedi. Però no, un momento unitario in cui un gruppo si riconosce all'interno, insomma, di una società, questo ancora non era stato fatto. Quindi il parlare del primo congresso nazionale della società, questa è già una sua particolarità, perché significa mettere insieme tutti quelli che si sono occupati di medicina narrativa nelle diverse aree locali. Questo non significa che non ci siano stati congressi di carattere nazionale, sicuramente ce ne sono stati, ma non con questo tipo di spirito. Allora, fatta questa premessa, facciamo questo congresso della società, ci si è chiesti, facciamo il solito congresso, e già la parola solito la uso in senso negativo, perché non incominciamo un po' anche a distinguerci nelle modalità con cui questo convegno in qualche modo viene fuori? Allora, la prima tentazione è stata quella di diamo molto spazio al dibattito, alla discussione. Allora, intanto, questa non è che una cosa così rara, perché si può organizzare, si fa una singola relazione e c'è il dibattito, anzi ci si organizza con la certezza inserendo il discussant, che già è questa azione. Ci è sembrato non andare d'accordo con l'altra ipotesi, che era quella, l'altra esigenza, che era quella di riunire quanti più esperti possibili di medicina narrativa italiana. Quindi, se ci sono tanti relatori, questo tipo di strada non è possibile. Allora abbiamo fatto anche un'altra considerazione. Se noi parliamo tanto di ascolto, di esercizio all'ascolto, è così strano se l'intervento non lo facciamo proprio e ascoltiamo solamente in maniera chiara? Allora, questa già ha incominciato a prendere corpo. Stranamente è sembrato originale, cioè un congresso dove non si interviene. No, non è originale così. Però abbiamo pensato che una parte di intervento ci dovesse essere. E come? Allora abbiamo pensato a queste, tra virgolette, incursioni letterarie, incursioni cinematografiche, che in qualche modo portassero dentro il congresso la parola di medici, di pazienti, chiaro, non reali, ma quelli che venivano dalla letteratura o dalla cinematografia. È stata anche molto, molto interessante quella. Per la prima volta abbiamo inserito in un convegno una relazione finta, avevamo un finto relatore con tanto di titolo accademico che ha fatto la sua esposizione, con tanto di interventi, questi sì, da parte del pubblico, anche questi finti, è un gruppo teatrale di medici di Reggio Calabria, quindi pensate, c'è stato anche un momento in cui qualcuno del pubblico ignaro di quello che stava succedendo si è proposto come moderatore per sedare un pochino gli animi su quello che sembrava uno scontro un poco più accentuato. Quindi abbiamo portato una sorta di finzione dentro la finzione del congresso, perché non dimentichiamo che il congresso è una finzione, in fondo sa molto di recita, al di là di quello che viene detto. E poi dentro questo percorso, diciamo così, un po' irrituale, ieri sera c'è stata anche una tavola rotonda, tra virgolette, il nome era proprio quattro chiacchiere al vertice, c'erano i direttori generali della ASL di Ragusa, di Caltanissetta, di Siracusa, che fra l'altro sono tre medici che hanno fatto questo salto, tre medici che hanno lavorato, tre medici che non nascono come politici successivi, no, sono medici che a un certo punto della loro carriera
decidono di fare questo salto e passare alla fase organizzativa. E quindi poterli ascoltare nella difficoltà, nel nuovo ruolo, dove dall'attenzione al bisogno del singolo, della sofferenza individuale, si trovano invece a dover affrontare un problema che diventa sempre collettivo appena esce fuori dalla richiesta del medico diretto. E sempre in quella logica di far parlare il paziente, ieri sera abbiamo avuto la recita della Scoppa, questa secondo me bravissima giovane attrice che racconta la sua esperienza di malata, ne ha fatta una pièce teatrale, un monologo, e quindi si ripropone ancora una volta. Questa volta è la malata che sta, l'attrice che fa finta di essere malata, in realtà è una persona che sta raccontando la sua storia vera. Quindi, ecco, ora, non per citare Pirandello a casa sua, ma veramente si sono confusi, abbiamo cercato di confondere un po' le parti, cioè la finzione era la realtà e la realtà è diventata un po' finzione. Insomma, ci siamo anche un po', spero, divertiti. Questa, si è visto. Ecco, questo era l'altro obiettivo, era quello di non annoiarci troppo. Forse si è corso un po' troppo, ma anche questo, c'era l'esigenza di avere più rappresentanti possibili di questa realtà, anche per conoscerci tra di noi, perché spesso questo contatto non è semplice. Due considerazioni, avendo un po' visto il congresso, avendo sentito, ascoltato un po' di relazioni. La prima è sicuramente quanto manchi un po' la formazione anche dei medici, la preparazione all'ascolto della sofferenza, non solo del dolore fisico, quello probabilmente oggi i medici sono bravissimi, abbiamo anche, la medicina ha fatto passi da gigante, la tecnologia quindi offre strumenti importanti, ma l'accoglienza della sofferenza, quello forse è qualcosa che all'università non si insegna e un paziente questo lo avverte inevitabilmente. No, non solo non si insegna, ma stiamo attraversando un processo di diseducazione in questo senso, perché noi ci siamo formati, continuiamo a formarci e la nostra non è una formazione che finisce là, noi abbiamo una continua necessità di aggiornamento tecnico, perché ci provengono tutta una serie di strumenti nuovi, pensate in ambito chirurgico, in ambito diagnostico, che si aggiungono a quello che noi sapevamo, sostituendo in gran parte quelli che erano anche gli strumenti iniziali. E se questo lo vediamo in prospettiva storica, l'unico strumento che aveva il medico di qualche secolo fa era proprio l'ascolto. E a poco questo ascolto viene spiazzato dalla tecnologia. Nella formazione universitaria si è sempre più pressati di questa esigenza di dare questo tipo di nozioni, informazioni, più che formazione, e quindi si avverte l'esigenza di rispondere a qualcosa che della quale prima non si sentiva la mancanza, ma perché l'ascolto c'era, perché l'ascolto era l'unica arma del medico, no? Quindi non ci si lamentava di questo. Poi negli ultimi decenni un po' questo problema è venuto fuori, adesso è diventata una vera e propria esigenza del paziente, che è contemporanea all'esigenza di essere curato nel miglior modo possibile e tecnologicamente più avanzato. Noi siamo impreparati ad affrontare questa doppia veste, questo ruolo nuovo, e quindi compito della medicina narrativa, compito del convegno, compito dell'associazione è intanto creare una sensibilizzazione al problema. E guardi che già al di là di formazioni specifiche che ci vogliono, se già il medico riflette e si rende conto che il paziente ha questa esigenza e che non è una cosa che gli fa solo perdere tempo, questo lo fa riflettere sul suo operato, e già questo secondo me un piccolo passo avanti lo fa fare. E l'altra considerazione mi veniva in mente quanto in realtà i pazienti sono estremamente disponibili a raccontarsi se si trova la modalità giusta, però, e questo anche va intercettato dal medico, perché non tutti i pazienti sono disposti magari a scrivere, a raccontare la propria storia, alcuni hanno bisogno di un percorso diverso, e però questo è probabilmente quell'alleanza terapeutica, quel rapporto quasi intimo di complicità che si deve creare, e lì allora deve esserci forse anche il tempo, e questa credo che sia l'altra grossa difficoltà di trovarlo. Anche in ambito ospedaliero sappiamo che le visite sono brevissime. Io sul tempo ho una mia percezione, a volte una visita di un'ora
sostituisce 12 visite da 5 minuti o 6 visite da 10 minuti, perché tante volte le cose non dette vengono sostituite da dei comportamenti, da richieste apparentemente diverse. C'è la richiesta di stabilire un rapporto, strutturare un rapporto, non si dà risposta a questo, allora questo viene sostituito da una serie di telefonate, da una serie di chiamate, da una serie di richieste di prescrizione di farmaco. Quindi il tempo, il problema è utilizzarlo il meglio possibile, questo credo. Poi c'è anche un'altra cosa. Quando parliamo di storia della persona, non dobbiamo pensare necessariamente ad una storia raccontata, a delle informazioni, a delle notizie, perché a volte la storia è anche riuscire a cogliere che quella persona sta male o sta male dentro, anche se non ti racconta perché, non è nemmeno necessario sapere qual è, però mi sta facendo, a volte non si può dire e a volte è meglio anche non saperlo, però è importante sapere che quella persona in quel momento ha un suo problema e che tu lo stai capendo. Non devi sapere i fatti da annotare, non devi sapere se c'è una crisi coniugale, non devi sapere se c'è un problema con il figlio tossicodipendente. Sai che quella persona ha un problema e questo interviene in maniera pesante sul suo percorso di malattia. Quale sia la natura non va risolta in quella, nell'ambulatorio del medico di base, chiaramente. Bene, professore, la ringraziamo moltissimo. Grazie. Me la dà un'anticipazione per il prossimo congresso? Già so che c'è qualche idea che è rimasta fuori da questo. No. Questo chi avrà il compito di organizzare il prossimo congresso? Si parla un po' di Firenze, si parla della collega Polvani, ma dico, è tutto. Avremo modo da vedere. Di parlarne. E se questa formula è piaciuta, può essere la base per fare ancora di più e ancora meglio, perché questa era assolutamente sperimentale. Innovativa, cioè, e riuscitissima. Non so nemmeno come va a finire, ne riparliamo domani sera. Grazie mille, buon proseguimento, prof. Grazie.